molto più grosso. Sentiamolo, andiamo, vai. Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer. Ciao Chiarers, come va? Mi avete chiesto in tantissimi come possono essere così lucidi i miei capelli. No, ragazzi, non è un filtro, è il mio nuovo shampoo gloss Svrans. Cioè, veramente sono troppo stupendi i miei capelli. Sentite il rumore che fanno? Ora che li accarezzo. Sentito? Incredibile. Link in bio. Poi, cosa importante, fate il vaccino perché devo tornare assolutamente agli eventi e soprattutto devo togliere questa mascherina, cazzo, perché devo far vedere il mio nuovo lipstick. Ma ritenere lo link stesso. In bio. Un attimo, aspetta un attimo che mi è arrivato un messaggio. No, vabbè, allora, io veramente non ne posso più di vedere i vostri brutti pisalli in DM, ok? Ragazzi, adesso devo andare perché devo andare a fare i capelli in un posto nuovo, non posso ancora dirvi niente, rimanete lì, stay tuned, che poi torno da voi e vi racconto com'è andata. Sono così. Chiara Maserati, l'influencer. Buongiorno, parlo Giulia. Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai? Tutto bene. Senti, ascolta, ma voi trattate bene i capelli? Perché io sono un influencer, quindi ovviamente come puoi immaginare la mia immagine è molto molto importante. E lei è? Chiara Maserati, 2 milioni di followers. Senti, e quando potrei venire? Anche domani? Sì. Ok, ascolta, ma dentro il negozio posso fare le stories, vero? Dentro il negozio può fare le stories perché è un influencer. Pronto? Sì, ciao, sei il capo? Sì. Sì, ecco, stavo dicendo alla tua dipendente che io vengo, faccio le stories, però non pago perché ho 2 milioni di followers. Che cosa vuol dire, scusa? Lavoro gratis? No, assolutamente, ti pago in pubblicità. Ho un potentissimo mezzo che è il mio Instagram profile. Guarda, non faccio di queste cose. Chi entra in negozio è un mio cliente, paga normalmente. Da me paga. Guarda che, cioè, dovresti evolverti perché il mondo è cambiato ormai. Ma scusa, ma tu ti permetti di chiamare un salone e ti permetti di dirmi dovresti evolverti? Beh, scusa, io sono Chiara Maserati, cioè non so se tu ti stai permettendo di capire chi sono. Ma puoi essere chi vuoi, ma scusami, ma cosa vuol dire? Guarda, mi spiace molto perché veramente intanto sono un po' allibita che tu non sai chi sono e poi hai perso una grande opportunità perché cioè io faccio le rece ai saloni e tutta la gente va in quei saloni. Guarda, sul lavoro non ti deludo, sulla storia del pagamento mi dispiace, ma io ci campo su queste cose qua, non posso permettermi di far uscire una cliente senza pagare. Sì, anch'io ci campo e normalmente considero che le mie stories valgono dagli 800 ai 1200 euro, quindi vedi tu. Allora che problema? Mi hai a pagare 150 euro, si guadagna 1800-2000 euro. Guarda, sei un po' antipatico per me. Ma guarda, mi spiace per te, però non ci si comporta così, soprattutto al telefono. No, tu non ci si comporta così. Va bene, arrivederci. Me l'ha coniugato. Come cazzo sta la gente? Ciao Chiarers, sono tornata, ecco adesso posso dirvi. Sono andata da Pino Style e sono estremamente delusa perché io sono andata lì, lui mi ha trattato malissimo, la dipendente, un idiota, pure nana, e mi hanno fatto i capelli di merda, soprattutto poi quando sono arrivata a pagare, d'accordo, perché io pago anche se sono Chiara Maserati, ok? 2 milioni di followers. Hai cercato hanno avuto da ridire, ok? Quindi auguro un bagno di umiltà a Pino e alla tipa nana e spero che muorino. Ciao. No, una cosa, non mandatemi i vostri brutti pisalli in DM, ok? Chiara Maserati. Sono così.